C'è una documentazione della squadra mobile della Questura di Perugia da cui risulta che l'ispettore, un ispettore della squadra mobile, il più importante degli ispettori della squadra mobile di Perugia, fece indagini sul delitto degli Scopeti e sui delitti del mostro di Firenze e sulla figura di Narducci nei giorni immediatamente successivi al delitto degli Scopeti, senza averne, noi abbiamo fatto accertamenti, non c'era nessuna delega di indagini da parte della Procura di Firenze. Il dottor Luigi Napoleoni ha prestato servizio presso la squadra mobile di Perugia dal 1971 al 1987. Successivamente, per 3 anni, è stato un agente della Digos. Il 25 gennaio 2002 fu convocato presso la questura di Perugia nel corso delle indagini sulla morte di Francesco Narducci. Il gastroenterologo perugino, ritenuto dalla Procura della Repubblica di Perugia come coinvolto nei duplici omicidi del cosiddetto mostro di Firenze. Leggo dal verbale del 25 gennaio 2002 sottoscritto dal dottor Napoleoni. Nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 1985 venni informato telefonicamente dal questore Trio di recarmi subito nei pressi del lago Trasimeno, in quanto era scomparso il dottor Narducci Francesco. Rimasi sorpreso da questa chiamata perché il questore, a mio avviso, avrebbe dovuto avvisare prima il dirigente dottor Speroni. Fornisce una spiegazione circa questa anomalia in un verbale successivo, quello del 12 dicembre 2003. In quel periodo vi era un avvicendamento di dirigenti e quindi era già capitato in precedenza che fossi interpellato io direttamente per fatti che riguardavano la squadra mobile. Riprendiamo dal verbale del 25 gennaio. Mi recai sul posto, mi pare a San Feliciano, vidi la moto del Narducci parcheggiata bene vicino ad un albero, era di colore rosso. Iniziammo le ricerche a bordo di un'imbarcazione della polizia provinciale o dei vigili, non ricordo bene, allo scopo di rinvenire la barca con la quale il Narducci la sera prima era partito dal molo. Le ricerche si protrassero per 3 giorni senza esito. In quei giorni furono avanzate varie ipotesi sulla scomparsa del Narducci. Qualcuno diceva che poteva essere stato sequestrato, tant'è che furono svolti sopralluoghi anche presso l'isola Polvese. Altri, come il questore ed i familiari, parlavano di una disgrazia. Altri ancora propendevano per l'ipotesi di suicidio, poiché i rapporti tra i due coniugi non erano tra i migliori. Ricordo anche che qualche giorno prima il Narducci fu fermato dai carabinieri perché guidava in stato di ebbrezza e fu trovata in auto una bottiglia di whisky, così mi è stato detto. Durante i 3 giorni in cui rimasi sempre al lago, chiesi al questore di poter interrogare la moglie ed i familiari e comunque effettuare degli accertamenti approfonditi, ma il questore mi ripeteva che non erano necessari perché tanto si trattava di una disgrazia. Il 13 ottobre 1985 fu rinvenuto un cadavere non molto distante dal molo di Sant'Arcangelo di Magione ed il dottor Napoleoni vi si recò assieme all'agente Tardioli nel verbale del 25 gennaio 2002 con l'appuntato Cambula nel verbale del 12 dicembre 2003. Giunto in loco, si accorse che il cadavere era stato recuperato ed adagiato sul molo. Una dottoressa era intenta ad effettuare una visita esterna. Non mi avvicinai al cadavere, che era attorniato da carabinieri in divisa. Vi erano anche alcuni familiari dello scomparso, il questore Trio, il dottor Speroni, il capitano dei carabinieri De Carlo e molti curiosi. Il corpo era gonfio e di colore marrone scuro, un po' saponato. Consultando un appunto che avevo a casa e che produco in copia, mi ricordo che venni a sapere che la notte precedente la scomparsa, il dottor Narducci aveva dormito a casa del fratello Pierluca. Ricordo anche che dopo il ritrovamento del cadavere, non ricordo con precisione quando, andai a Firenze, nell'abitazione che poteva essere stata utilizzata dal dottor Francesco Narducci, per ricercare parti di corpo femminili sotto alcol o sotto formalina. Non ricordo l'ubicazione di questo appartamento, ricordo solo che si trattava di una costruzione non recente a più piani. Non ricordo se relativa ad un condominio. Non ricordo neppure la zona dove si trovava l'abitazione. A me sembra, ma non ne sono sicuro, che siamo entrati dentro Firenze. Di quella casa ho solo un ricordo di un corridoio. Non ricordo chi mi ci abbia mandato né con chi fossi, ma probabilmente si trattava di un collaboratore della squadra mobile. La ricerca dette esito negativo. Il dottor Napoleoni è così avverso, così refrattario alle indagini in corso, come dicono alcuni, che si rese disponibile a rintracciare il luogo ove si recò nel 1985 per rinvenire i feticci del cosiddetto mostro di Firenze.
ed il 13 marzo 2002, con l'ex collega della squadra mobile Giuseppe Sardara, giunse presso gli uffici della squadra mobile di Firenze. In tale occasione riferì: «Ricordo che arrivammo a Firenze, proseguimmo sul Longarno, tenendo il fiume sul lato destro dell'autovettura. Giunti ad un ponte, giravamo sulla destra e subito dopo averlo attraversato, parcheggiammo la macchina di servizio e proseguimmo a piedi per circa 100 metri per una via che procedeva dritta al ponte stesso. La via era stretta e di palazzi alti, tanto da farla sembrare buia. Aveva pochissimi negozi e molti portoni di abitazioni. All'inizio della strada vi era una via che correva parallela al fiume, sia sul lato destro che sul lato sinistro». Il capo della squadra mobile di Firenze, con personale del medesimo ufficio, tramite auto di servizio, condusse il dottor Napoleoni ed il signor Sardara su tutti i ponti che attraversano l'Arno: Ponte alla Vittoria, Ponte Vespucci, Ponte Santa Trinita, Ponte Vecchio. Giunti in via dei Serragli, che è la strada alla quale si giunge attraversando il ponte alla Carraia, sia Napoleoni che Sardara dichiararono forti rassomiglianze con la strada ove si erano recati all'epoca. Il dottor Napoleoni precisò di non ricordare il civico in cui era entrato, ma di aver presente si trattasse di un portone di piccole dimensioni sul lato destro della strada per chi ha alle spalle il fiume Arno, forse il numero civico 16 18 20. Nel verbale di quel giorno la squadra mobile aggiunse: «Diamo atto che non esistono altri posti nel centro storico che presentano le caratteristiche del ponte e della via descritte dai testimoni». Via dei Serragli si trova nel quartiere di San Frediano ed è una strada che ricorre abbastanza spesso nella storia del Mostro di Firenze. Qui si recò il dottor Napoleoni, qui, su di un muro di un palazzo all'altezza di Via dei Serragli numero 157, nell'ottobre del 2001 apparve una scritta a cui la procura prestò una certa attenzione: Pacciani è innocente, arrestate, nient'altro, perché il nome era stato cancellato. Ma torniamo all'attività del dottor Napoleoni e più specificatamente a cosa lo spinse nel settembre-ottobre del 1985 a recarsi a Firenze in via dei Serragli con l'intento di rinvenire i feticci strappati dal cosiddetto Mostro di Firenze alle proprie vittime. Ci viene in aiuto un esaustivo rapporto dell'ex capo della squadra mobile di Perugia del 30 settembre 1985. Questi informava il dirigente, dottor Speroni, di quanto segue. Il giorno 26 corrente, lo scrivente riceveva la seguente confidenza. Nel gennaio 1984, in realtà dalle successive indagini emerse trattarsi di giugno, all'interno della discoteca Jackie O, sita in Firenze, sotto il piazzale Michelangelo, la guardarobiera, tale Tamara, presentava ad una giovane appena diciottenne un distinto signore così descritto: altezza 1,85-1,90, corporatura robusta, età 40 anni circa, capelli brizzolati tirati indietro, naso lungo dritto, di nome Paolo P. Il Paolo P riusciva a convincere la ragazza a portarsi nell'appartamento di Firenze e dietro minaccia di morte la violentava. Nella circostanza, il medesimo diceva alla ragazza che lui aveva ucciso una studentessa, rinvenuta poi in un campo alla periferia di Firenze, vicino ad una pianta di ulivo. Si tratta verosimilmente dell'omicidio di Gabriella Caltabellotta, avvenuto a Firenze il 29 febbraio del 1984, di cui abbiamo realizzato un approfondimento lo scorso dicembre, trovate il link in descrizione. Da successive informazioni assunte al commissariato di Prato è risultato che esiste veramente un Paolo P, nato il, residente A, aventi le stesse caratteristiche descritte dalla ragazza. Il citato Paolo P ha numerosi precedenti ed in particolare atti erratto a fine di libidine. Il dottor Napoleoni svolse indagini e per certo si recò a Firenze, come si desume da una successiva relazione dell'8 ottobre 1985. Lo scrivente, unitamente alla ragazza, riusciva a localizzare l'appartamento di Firenze, che è ubicato al secondo piano in via dei Serragli numero 6. Sia sull'elenco esterno dei condomini che sulla porta d'ingresso dell'appartamento vi è apposta l'etichetta Paolo P. Nel fascicolo di Paolo P, conservato presso la questura di Perugia, furono rinvenuti alcuni appunti dell'epoca del dottor Napoleoni, che danno notizia esattamente di quanto riportato nel rapporto del 30 settembre 1985. Pertanto non riguardano né la vicenda Narducci né tantomeno il Mostro di Firenze.
semmai l'omicidio di Gabriella Caltabellotta e le relative indagini svolte. Il 14 ottobre 1985 il dottor Speroni, dirigente della squadra mobile di Perugia, trasmise le relazioni del dottor Napoleoni alla Questura e alla Procura della Repubblica di Firenze, tant'è che il sostituto procuratore dottor Pietro Dubolino, che allora si stava occupando dell'omicidio di Gabriella Caltabellotta, il 28 novembre 1985 sentì a verbale la ragazza che aveva subito violenza da Paolo P. Questa riferì: confermo le dichiarazioni contenute nella relazione dell'ispettore Napoleoni. Paolo P. mi disse espressamente che se lo avessi denunciato mi avrebbe ucciso. Non mi confidai con nessuno. Dopo più di un anno finii per parlarne con il mio fidanzato, Franco P., residente a Città di Castello. Su consiglio di Franco P. ci recammo assieme dall'ispettore Napoleoni, al quale io, in presenza del Franco P., riferii quello che mi era capitato. In una successiva verbalizzazione del 2 aprile 2003, la ragazza, presso gli uffici della squadra mobile di Firenze, aggiunse: Franco P., quando gli raccontai l'episodio di violenza, gli dissi che il Paolo P. mi aveva detto che era lui il mostro di Firenze. Sentendo ciò, Franco P. mi portò da un suo amico, che era ispettore di polizia presso la Questura di Perugia, per l'appunto il dottor Napoleoni. Dalle indagini svolte a Firenze e a Perugia non sono emersi collegamenti di qualsivoglia genere tra il signor Paolo P. e il dottor Francesco Narducci. Non solo, agli atti esiste una nota del 20 giugno 2002 in cui l'ispettore capo della Polizia di Stato informa il dirigente la squadra mobile di Firenze di quanto segue. In data odierna, unitamente a personale dipendente, il sottoscritto provvedeva a mostrare a tutti i commercianti di Via dei Serragli la foto di Narducci Francesco, allo scopo di apprendere se lo stesso fosse stato mai visto nella zona. Si rappresenta che dopo numerosi passaggi presso gli esercenti di tale via, nessuno era in grado di fornire notizie utili e nessuno riconosceva la foto mostratagli. Il 26 giugno 2002, l'ex capo della squadra mobile fu nuovamente ascoltato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia dal PM. In questa occasione fornì ulteriori indicazioni circa l'attività della squadra mobile relativamente alle indagini sul cosiddetto mostro di Firenze. Nel settembre del 1985 si presentò in questura un signore, che d'ora in avanti chiameremo Carlo Futile, che si riteneva un sensitivo e ci disse un sacco di cose, e a fronte di queste ci recammo a Firenze per la ricerca di un appartamento che il sensitivo aveva individuato quale immobile in uso al presunto mostro nella Firenze vecchia, caratterizzato da una strada stretta con i palazzi antichi. Andammo quindi a Firenze ed individuammo la strada. Ricordo che entrammo in un appartamento con un corridoio lungo. La speranza era quella di rinvenire reperti corporali femminili del tipo di quelli asportati alle vittime del cosiddetto mostro. Ma chi è il signor Carlo Futile e com'è che le sue dichiarazioni furono ritenute degne di sì tanta attenzione? Il 9 settembre 1985 squilla il telefono del centralino del 113 di Perugia. Il signor Carlo Futile chiede di parlare con il questore o il prefetto. Riuscirà a parlare con il sovrintendente di turno, signor Bruno Malafarina. Il signor Futile ha appreso dal telegiornale del duplice omicidio avvenuto a Scopeti. Le doti sensoriali di cui dice di disporre gli hanno rivelato l'identità del mostro. Si tratta di un prete o di un religioso. Una settimana addietro ha avuto una visione in cui il mostro uccideva una coppia in un appartamento. Il giorno successivo, 10 settembre 1985, il signor Futile si presenta negli uffici della squadra mobile della Questura di Perugia e rilascia le dichiarazioni che seguono proprio dinanzi al dottor Napoleoni. 15-20 giorni fa ero a letto con mia moglie e verso le ore 2 sentii la presenza di una persona che stava per commettere un delitto. Ho veduto chiaramente la sua figura magra, alta, era irritato in modo bestiale. Ha il naso grande, cioè pronunciato ma secco, occhi piccoli marrone chiaro, capelli scuri non lunghi, labbra piccole, età 43-47 anni, altezza 1,80-1,85 m. Desidero lasciarvi uno schizzo che raffigura l'omicida. Ritengo abiti nella città vecchia di Firenze. Il suo nome inizia con la lettera M, forse Mario. Veste sempre di nero, i feticci li nasconde in un luogo sacro, impensabile a cercarlo.
Inevitabilmente, nonostante le pregevoli indicazioni del signor Futile, la squadra mobile di Perugia non giunse ad alcunché di significativo. Ma torniamo all'attività del dottor Napoleoni. Questi, il 26 giugno 2002, nel corso dell'esame dinanzi il PM dottor Mignini, esibì una nota che dopo l'assunzione a informazioni del 25 febbraio aveva inviato al dirigente della squadra mobile. Nella stessa erano riportate le ore di lavoro straordinario svolte negli anni 1984, 1985, 1986, con l'indicazione della natura e dell'entità dell'impiego. Aggiunse: «È possibile, dato gli anni trascorsi, che ho fatto confusione nella connessione tra la morte del medico e le trasferte a Firenze per altri tipi di indagine». A dimostrazione di quanto il dottor Napoleoni fosse tutt'altro che reticente e restio a fornire la propria collaborazione, due giorni dopo, in data 28 giugno, produsse fotocopia delle pagine del registro per uso interno in cui erano state riportate le ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 84, 85, 86. Da queste emerse che nei giorni 10 e 11 settembre 1985 il dottor Napoleoni aveva svolto indagini relative al mostro di Firenze. Presumibilmente sul duplice delitto avvenuto a Scopeti, attribuito al cosiddetto mostro di Firenze, di cui furono rinvenuti i cadaveri il 9 settembre? Non proprio, poiché le ore di straordinario segnate sul registro dal dottor Napoleoni sono perfettamente sovrapponibili all'arco di tempo in cui il signor Futile fornì il proprio contributo alla giustizia presso la questura di Perugia. Nelle fotocopie del registro straordinario fornite dal dottor Napoleoni risultarono segnate anche altre ore di straordinario, tra cui 8 ottobre 1985, indagini di PG in Foligno per duplice omicidio Firenze. Il dottor Napoleoni riferì trattarsi di accertamenti svolti a Foligno su disposizione dell'allora dirigente dell'ufficio, dottor Speroni, presso una sensitiva che, a dire dell'ex capo della squadra mobile, leggo, poteva essere in grado di fornire elementi utili alle indagini. A quanto ricordo, le visite presso la suddetta sensitiva furono 3 o 4, l'ultima delle quali proprio quella dell'8 ottobre 1985. La suddetta ricostruzione è molto importante perché esclude qualsiasi riferimento al caso Narducci. Nel verbale, redatto in data 9 marzo 2003, conferma le consulenze fornite da sensitive ed aggiunge: in una di queste occasioni il Mazzi Leonardo andò in trance ed iniziò a scrivere appunti in modo velocissimo. Ricordo anche che quella medium ci disse che non era solo una persona da ammazzare le coppiette, bensì erano 2 o 3 persone. Infatti, dopo qualche anno, si venne a sapere che i personaggi coinvolti erano almeno 3. E del resto, se lo dice una medium, chi siamo noi per contraddirla? Di questa consulenza informale fornita dalla sensitiva vi è traccia in altri appunti rinvenuti presso la questura che, a dire del dottor Giuttari, in una nota alle procure di Firenze e Perugia, potrebbero essere gli appunti asseritamente scritti velocemente dal Mazzi quando, presso la medium interpellata proprio per i delitti del mostro di Firenze, sarebbe caduto in trance. Di questa attività, a dir poco atipica, era al corrente anche il dottor Alberto Speroni, allora dirigente della squadra mobile di Perugia, come si apprende dal verbale del 27 novembre 2003. Devo dire che in ufficio circolavano notizie che riferivano elementi raccolti nell'ambiente dei cosiddetti indovini e qualcuno di questi, in trance, diceva di vedere uno scenario nel quale si vedeva in Firenze una piazza con al centro una fontana con zampilli e nell'ambito di questa piazza anche un ufficio postale. Ed in effetti, negli appunti rinvenuti, tra i vari dettagli suggestivi ed intriganti, compare proprio il riferimento ad un ufficio postale. In data 14 febbraio 2003, su richiesta del PM, venne sequestrato il registro su cui erano state annotate le ore di straordinario ed il 13 novembre 2003 venne autorizzata attività di intercettazione su tutte le utenze dell'ispettore Napoleoni, attività che si protrasse per oltre 6 mesi senza che emergesse alcunché di significativo. I verbali del dottor Napoleoni riportano, senza alcun dubbio, diversi non ricordo e episodi amnesici che taluni hanno valutato come la manifesta volontà a nascondere circostanze e dettagli relativi all'attività di indagine svolta.
Occorre però tenere presente che il dottor Napoleoni, nel 2002, quando fu sentito per la prima volta dalla Procura della Repubblica di Perugia, aveva 72 anni e gli veniva chiesto di riferire in merito ad episodi avvenuti 17 anni prima. Si possono certamente ipotizzare mille scenari diversi, ma preferiamo attenerci ai dati di fatto, che forniscono un quadro abbastanza preciso, lineare e coerente di quanto accaduto nel settembre-ottobre 1985. A voi adesso stabilire se gli accertamenti svolti dal dottor Napoleoni a Firenze si riferissero al dottor Narducci, al mostro di Firenze o ben più verosimilmente alla vicenda di Paolo P. e a quanto dichiarato dal signor Carlo Futile. Qualora abbiate domande o ulteriori informazioni, inseritele nei commenti. Come ho detto anche altre volte, il confronto è sempre proficuo. Per il momento mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento, a presto.